Sempre. A questo punto dell'esercitazione lascio la parola a Elisabetta che vi spiegherà che cosa si fa. La prima cosa è togliere tutti questi palli nascosto per poter fare questo corso. Ovviamente c'è già un nostro volontario della Croce Rossa che... Giunge al termine la Sagra delle Rane di questa edizione, è stato un successo come tutti gli anni? Sì, un successone quest'anno, veramente, è stato veramente bellissimo, meraviglioso. Tantissimi eventi, dalla discoteca, la dimostrazione con i cani, dimostrazione dei trattori, tutto molto ben racchiuso, bene, bene, bene. C'era forse un po' di apprensione perché c'era Pasqua, Pasquetta comunque all'interno, però alla fine... Sì, poi alla fine è andata molto bene. Quindi soddisfazione per gli organizzatori dopo tanto impegno? Assolutamente sì, quest'anno è stata proprio un'annata meravigliosa, sia dal punto di vista organizzativo che anche dal punto di vista lavorativo. Abbiamo proprio lavorato bene e non ci sono stati assolutamente intoppi. Dalla parte della cucina, che va il nostro ringraziamento più grande, perché senza di loro la sagra non potrebbe esistere, e ai camerieri. Quest'anno abbiamo avuto un sacco di ragazzini nuovi, nuove leve, il che non guasta, perché gli anni passano e anche per noi, non dico che comincia a essere faticoso, però l'impegno c'è. Oggi anche con i cani da soccorso, e insomma ci sono tantissimi eventi e tantissima gente, non solo per mangiare ma anche qua per divertirsi. Assolutamente sì, i nostri amici cani da soccorso, i nostri amici pompieri, la Croce Rossa non potevano mancare come tutti gli anni. Quest'anno abbiamo anche le mini moto, abbiamo la novità, abbiamo le macchinine da modellismo, abbiamo anche i cavalli quest'anno, perché questa sera per finire in bellezza abbiamo la serata country e quindi per entrare in tema abbiamo pensato di ospitare anche i nostri amici cavalli. Quindi si pensa già alla prossima edizione? Certo, il prossimo anno è il ventennale e quindi se quest'anno è andato bene, il prossimo anno andrà ancora meglio sicuramente. Quello di San Ponzo è un piccolo paese. Quello di San Ponzo è un piccolo paese. Ma la Proloco riesce a far festa tutto un mese. Ma la Proloco riesce a far festa tutto un mese. Ad aprile la sagra inizia già. Ad aprile la sagra inizia già. Pance piene vino e rane a volontà. Pance piene